Il primo è un ringraziamento doveroso all'onorevole Cosentino. Io mi sono trovato fortunatamente a Roma la sera del caduto del governo, quindi porto molto buono. E da allora mi posso una preghiera molto accurata, anche non dimenticasse di dare un occhio benevolo, già più volte dimostrato a questa parte del territorio, che dall'altra parte politica era stata completamente dimenticata. Ebbene, grazie al suo intervento, grazie all'organizzazione del partito, grazie all'aiuto di tutti voi elettori che hanno dimostrato fedeltà e coerenza nella vittoria e nella sconfitta, è arrivato questo premio che al momento ha premiato l'uomo più rappresentativo del territorio, Carlo Sarto. E cioè di dover validamente rappresentare solo rispettando le parole del Vangelo, sì e no, a tutti i quesiti che da questa parte del territorio verranno di noi. Siamo stati per anni dimenticati, mal rappresentati, o perlomeno rappresentati solo per politiche di parte che tendevano non alla crescita di chi aveva bisogno, ma alla crescita di tutti. E questo deve essere un impegno che deve differenziare Carlo, perché tutte le persone, incominciando dalle più bisognevoli, abbiano una rappresentanza e risposta, tanto affermative quanto negative che siano, visto che, come dai giornali a titolatura nazionale si evince, il nostro rappresentante sarà sicuramente fra gli eletti. Particolarmente felice di condividere con voi in questa sala nella quale in tante occasioni ci siamo ritrovati nel corso di 11 anni di percorso politico. Durante questi anni abbiamo condiviso battaglie importanti per il nostro territorio, abbiamo cercato di vincere un po' l'isolamento che tutte le aree marginali della regione hanno e abbiamo segnato anche dei traguardi importanti. E quindi in questa sala sono particolarmente contento di condividere con voi, popolo del Matese, dell'Alto Casertano, una gioia e un onore mio personale di essere stato designato come candidato al Senato della Repubblica e credo che attraverso questa candidatura si sia voluto andare molto al di là di quello che può essere il riconoscimento alla mia modesta persona e al mio operato, quanto piuttosto il riconoscimento a due valori fondamentali, quello della militanza, perché in un momento di particolare noi dobbiamo salutare la dottoressa Pellegrina che è impegnata in un altro appuntamento dicevo quello della militanza perché in un momento così particolare come quello che viviamo, in cui la politica attraversa su movimenti profondi, essere collocati in una forza politica, seguirne nel tempo l'azione, sostenere, condividere le tante iniziative che sono state avviate, significa anche invitare gli altri a questo modello di comportamento, di coerenza, di impegno, di serietà, di rigore, che vanno nella maniera più assoluta per sostenere delle idee e per portarle avanti nel modo più convincente possibile. L'altro elemento importante che mi piace sottolineare stasera è che attraverso la mia candidatura finalmente il Matese, questo territorio, ha una grande opportunità, quella di avere un proprio rappresentante in Parlamento e quando dico proprio rappresentante significa un figlio di questa terra. Chi è nato qui, ha studiato qui e ha costruito qui il proprio impegno e le proprie energie anche delle responsabilità. Il vostro consenso mi ha permesso di investire per 10 anni quale sindaco di questa città e anche quale espressione politica di questo comprensore.
È dal 1948 che una lapide qui nella Aula Consiliare ce lo ricorda che il Piemonte non ha un proprio rappresentante nel Parlamento. Dopo il senatore Caso eletto prima della Costituente come parlamentare, poi come senatore nella prima legislatura della Repubblica, che Piemonte ha eletto altri rappresentanti al Parlamento, persone degnissime, persone che hanno svolto il loro mandato sempre con cura, con attenzione, con impegno, ma comunque non di questo territorio. Oggi noi abbiamo questa grande occasione e io credo che tutte le popolazioni del Matese abbiano interesse che la nostra voce sia fatta sentire e, ci sia offerta la possibilità attraverso il nuovo governo, che sarà sicuramente un governo guidato dal centro-destra, di continuare.